Gentili radioascoltatori di Radio Science, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di informazione Osservatorio Antimafia, sempre in studio Massimo Brella in sostituzione ad Antonella Intanò e Ugo Lombardi. Dunque, sono le 22.05, leggero ritardo, purtroppo ci sono stati dei problemi organizzativi, soprattutto da parte del sottoscritto, con dei ritardi, e in effetti ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché è saltata l'edizione di Istria Oggi, il notiziario dell'Istria che va in onda in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Vedremo di riproporvelo domani alla stessa ora alle 19.45, oppure comunque vi daremo notizia nel corso del nostro palinsesto. Purtroppo ci sono stati questi problemi, vi assicuro non da poco. Allora vediamo di iniziare la rassegna stampa della testata di Palermo, la testata All News di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni, che prende il nome di antimafia2000.com, 2000 scritto a lettere. Quindi vi ricordo antimafia2000.com, e da lì potete visitare tutto il sito, visionarlo, e vi posso assicurare che ne vale la pena. L'unico sito, o meglio testata telematica che parla in maniera così approfondita in Italia, l'unica testata, ripeto. Dunque, vediamo di iniziare con quelle che sono gli articoli, con quelli e anche quelle, perché sono notizie poi che emergono, e con quelli che sono gli articoli posti in primo piano in home page di antimafia2000.com. Iniziamo subito con L'asse del male gioca il tutto per tutto di Giulietto Chiesa, poi a seguire arrestato montante rete di spionaggio per ostacolare le indagini della procura, poi governo di Maio Salvini, no mafia di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia2000, Messina Denaro e Graviano al Costanzo Show, spunta la foto. E qui dopo ci ritorniamo. La sentenza di Palermo e adesso i mandanti esterni delle stragi di Giorgio Bongiovanni. Vi dicevo prima, c'era un articolo che è tratto dalla testata Antimafia 2000, quello per quanto riguarda arrestato Montone. Dunque, vediamo di approfondire uno di questi articoli. Eccolo qua, vediamo se riesco a prenderlo. Eccolo qua, sì, in effetti. Allora, Messina Denaro e Graviano al Costanzo Show, spunta la foto. Pensate, mischiati tra il pubblico prima dell'attentato di Via Fauro. E questo è un articolo di Auron Pettinari. Dunque, vi leggo solamente le prime righe. Esiste ed è stata trovata dagli investigatori una foto che dimostra la presenza del boss Matteo Messina Denaro con Giuseppe Graviano già nel 1992 tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show. L'obiettivo era quello di spiare il conduttore dello storico programma di Canale 5, l'emittente privata nazionale di Milano, a darne notizia è oggi il Fatto Quotidiano, rivelando che ora questo documento è agli atti del fascicolo d'indagine contro il boss di Brancaccio, indagato per attentato o minaccia a corpo politico dello Stato, lo stesso reato per cui lo scorso 20 aprile sono stati condannati boss e rappresentanti delle istituzioni. E qui poi l'articolo naturalmente prosegue, lascio poi a voi approfondire. Ritorniamo nella nostra rassegna della homepage di antimafia2000.com. Allora, vediamo altri articoli posti in primo piano. Faccia da mostro, chi è il poliziotto 007 coinvolto in omicidi, stragi di mafia e altri misteri? Qui c'è anche un filmato che potete vedere. Poi ancora, 9 maggio 2018 di Salvo Vitale, omicidio Moro, la criminalità servente, responsabilità e impegno, così Peppino Impastato vive oltre la memoria di Aaron Pettinari. Il ministero risponde sul caso Cutro, quarto livello sufficiente di Francesca Mondin. Ve lo ripeto il titolo perché mi sono un attimo inceppato. Allora, il ministero risponde sul caso Cutrò,
quarto livello sufficiente di Francesca Mondin. Poi abbiamo Mafia News, ci sono varie rubriche, anzi prima ancora la presentazione del libro di Saverio Lodato, Avanti Mafia, domenica 27 maggio alle 2018 alle ore, mi è sfuggito l'orario, vediamo se riusciamo, ci sono comunque personaggi noti a livello nazionale, alle ore 18, ecco la conferenza 27 maggio 2018 alle ore 18 a Palermo, ci sono diversi autori importanti come vi dicevo che parteciperanno a questa importante conferenza dunque vediamo un po' perché qui mi allora perché le mafie hanno vinto, questo è un po' il titolo della cosa, vediamo se riusciamo a ingrandire qui nel nostro schermo qui in centro studio Radio Science. Allora, presentazione del libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, Palermo 27 maggio. Allora, domenica 27 maggio, ore 18, presso l'atrio Paolo Borsellino della biblioteca Casa Professa, piazza Casa Professa 1, sarà presentato in anteprima nazionale il libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per Antimafia 2000. All'evento organizzato dall'Associazione Culturale Falcone Borsellino interverranno insieme all'autore PIF, attore e regista Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia, che firma la prefazione del libro, gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Questo libro poi sarà disponibile in libreria dalla prima settimana di giugno. Vediamo se abbiamo altre informazioni dunque che vi possono ecco, interessare. Vediamo, diamo uno sguardo a Saverio Lodato. Dunque l'autore Saverio Lodato è tra le più autorevoli firme del giornalismo italiano in materia di mafia e di antimafia. Ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano L'Ora, per 30 anni inviato dell'unità a Palermo, oggi scrive sul sito antimafia2000.com. È autore di articoli e saggi in cui affronta e sviluppa i temi e le connessioni della politica italiana con particolare attenzione alla mafia. È autore di una cronaca del fenomeno mafioso, continuamente aggiornata. L'ultima edizione, 40 anni di mafia di Rizzoli, è stata pubblicata nel 2018. Tra le sue opere più note, I miei giorni a Palermo, storie di mafia e di giustizia raccontate da Saverio Lodato con Antonino Caponnetto 1992 Garzanti. E poi ci sono altre ancora, vi lascio a voi poi leggere fino in fondo l'articolo. E ricordiamo quindi che in questo convegno con la presentazione appunto del libro di Saverio Lodato Avanti Mafia ci sono appunto personaggi noti a livello nazionale, quindi PIF, Lunetta Savino, Carmelo Galati, Nino Di Matteo, Leoluca Orlando, Giorgio Bongiovanni. Domenica 27 maggio alle ore 18 presso l'atrio Paolo Borsellino della biblioteca Casa Professa, piazza Casa Professa 1. E in questa occasione altresì ricordo che sarà presente anche Radio Saius TV insieme a Pineta Oggi TV Online, All News. Bene, e quindi sarà un'esperienza molto interessante, apriremo, come dire, un'informazione ancora più approfondita, andremo proprio lì a Palermo a sentire queste persone che stanno lavorando praticamente, rischiando anche per tutti noi, per tutto il popolo italiano. Poi ancora un'altra segnalazione, Falcone, la strage e le verità nascoste,
intervengono, anche questo è un convegno, intervengono Guido Loforte, Fabio Repici o Repici, Stefania Limiti, Maurizio Torrealta e Giorgio Bongiovanni, martedì 22 maggio alle ore 16, Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza a Palermo. Andiamo avanti adesso con altre informazioni, sempre dalla testata antimafia2000.com. Dunque, Camorra, arrestati tre noti imprenditori collegati ai clan Contini e Sarno di Emiliano Federico Caruso. Poi ancora, processo Cavallini, secondo giorno di Ciavardini, l'ex NAR, non mi pento perché sono innocente, di Antonella Beccaria. Liceo classico, scelta sbagliata quella del preside, insegnanti e cittadini a sostegno degli studenti. Questo è da cronachefermane.it. Andiamo ora nella categoria terzo millennio, che trovate sempre a taglio medio, medio-basso della homepage di antimafia2000.com. Allora abbiamo il passato di Miguel Zuluaga e la cultura dell'impunità, capo della sicurezza della selezione di calcio uruguaiana, denunciato come repressore di George Almendras, un importante giornalista che proviene dalla radio televisione dell'Uruguay e adesso appunto scrive anche per Antimafia 2000. Dunque, andiamo avanti. Gaza, muore neonata palestinese intossicata dai gas. Turchia richiama l'ambasciatore in Israele di Marco Ansaldo. Qui c'è anche un filmato. Riusciremo mai a fare meno delle droghe di Piero Innocenti. Poi abbiamo la categoria delle opinioni. PIF non è un maschere, scusate, non è un mascheratore, non capisco bene. Dunque, Andreotti incontrò due volte Bontate, la Cassazione è chiara di Giancarlo Caselli. La prima soluzione in tribunale è stata ribaltata dai verdetti di secondo e terzo grado. E qui poi c'è tutto l'articolo, potete cliccare, si apre e lo leggete con calma. Andiamo avanti, siamo tutti Federica, Paolo e gli altri, oppure no? Di Lorenzo Frigerio. La parrocchia, i fedeli, il territorio e la mafia, di Cosimo Scordato. Poi abbiamo ancora un'altra categoria dal titolo di La Tua. La Procura Generale si opponga alla riabilitazione di Berlusconi, di Massimo Marnetto. Dossier di Montante su Bolzoni, atto intimidatorio, di Elisa Marincola. Palestina, Nakba 70 anni dopo. Questa mattina provvisti 30.000 manifestanti, l'esercito israeliano avverte risponderemo duramente. Poi abbiamo la categoria di Alternativa Pandora TV. Qual è la risposta di Mosca? La grande parata, tratto dalla emittente web pandoratv.it. Poi ancora Pandora TV, un varco di libertà dai media asserviti al potere. E qui sono questi che vi sto dicendo, non sono articoli, ma sono dei filmati che potete vedere anche all'interno della web TV pandoratv.it. Poi ancora dall'estero, Iran parla Giulietto Chiesa, Israele vuole le ostilità e condizionare Trump. Intervista di Americo Mascarucci. E questo per quanto riguarda la homepage di antimafia2000.com, testata giornalistica All News di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni. Caporedattore, lo ricordiamo, è Aaron Pettinari, che il sottoscritto l'ha incontrato ieri sera in provincia di Pordenone, precisamente nella località di Caneva, dove ha presentato il suo libro dal titolo Quel terribile 92. C'era anche il sottoscritto come Pianeta Oggi TV e Radio Science TV, dove ha potuto intervistare l'autore del libro, appunto, il nostro amico Aaron, e altresì anche abbiamo fatto delle riprese sul gruppo degli Our Voice, questo
gruppo di ragazzi che vanno da, si può dire, dalle scuole medie, forse anche qualcosina prima, dagli 11 anni ai 30 anni, forse qualcosa anche di più, dove stanno protestando perché vogliono una società libera, una società sana, una società, un paese senza le mafie. Quindi molto interessante questo lavoro che stanno facendo questi ragazzi a tutta forza, con molto impegno, che soprattutto che ci credono, molto preparati, devo dire. E cosa possiamo dire? Gli Our Voice è un movimento culturale internazionale composto da giovani di diverse parti del mondo e aperto a tutti coloro che possiedono gli stessi ideali di cui si fa portavoce. Attraverso ogni tipo di mezzo comunicativo, artistico e sociale, denunciamo le ingiustizie che attualmente affliggono il mondo, quali mafia, corruzione, spaccio di droghe, le armi, inquinamento, povertà e qualunque tipo di violenza che, come catene invisibili collegate l'una all'altra, fanno capo ad un solo potere criminale. Il movimento è nato nel 2014 a Sant'Elpidio a Mare, siamo in provincia di Fermo, e di seguito si è espanso a Udine, in Friuli Venezia Giulia, in Italia, in tutta Italia, a Montevideo in Uruguay, ad Asunción in Paraguay, a Rosario e in altre località, come ad esempio Santa Cruz, e quindi in tutta l'Argentina. Quindi questi ragazzi, insomma, stanno protestando in maniera, come si può dire, sì pacifica, ma in maniera artistica, no? Per dire no a tutte le mafie, a tutte le ingiustizie. Questo è. Sentivo ieri sera, per esempio, una di loro che diceva: perché non dare, non dare, diciamo, sostegno, in poche parole, alle scuole, e non invece spendere i soldi nelle armi? Ecco, questa è una cosa che fa veramente riflettere. Ecco, vi ricordo che poi questo, diciamo che in questa serata sono state fatte delle interviste per uno speciale che andrà in onda prossimamente su Radio Science TV, cioè sulla parte televisiva TeleScience, per capirci. Bene, detto questo, vediamo cos'altro possiamo dirvi ancora. Dunque, vediamo se abbiamo altre notizie da potervi, da poter portare sotto luce dei riflettori. Si è parlato di Moro, ecco, abbiamo, si è stato accennato anche ieri sera comunque ad Aldo Moro. Dunque, l'omicidio Moro, la criminalità servente, vediamo qui da Antimafia 2000 cosa possiamo dirvi. Allora, oggi 9 maggio, quindi per qua, questo è un articolo che è stato pubblicato il 9 maggio, quindi lui dice così: oggi 9 maggio 2018, il tempo della nostra memoria segna l'anniversario di un giorno e un anno indelebili. 40 anni fa, insieme al corpo di Peppino Impastato a sud dello Stivale, viene consegnato nel luogo simbolo del potere della disfatta insieme Roma il corpo senza vite del presidente della DC Aldo Moro, l'uomo che stava tessendo le fila non tanto e non solo del compromesso storico fra PC e DC, ma del passo italiano verso la democrazia compiuta in un progetto di alternanza politica in cui ormai il monolite DC non poteva più essere il solo e unico gestore. Moro, l'uomo che voleva modificare gli assetti decisi a Yalta dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio di 40 anni fa cessa di vivere. All'ombra dei contesti internazionali che formano il caso Moro, un caso complesso fatto di tante parti si muove e si trasforma lungo l'arco di 40 anni. La criminalità organizzata, la sua componente di vertice riservata, che acquista un ruolo proprio a cominciare dal caso Moro,
a seguire del quale si sfalderanno via via la stessa lotta armata, la DC e il PC e il paese tutto operando un'ulteriore trasformazione. Di seguito alcuni estratti del libro La criminalità servente nel caso Moro, edizione La nave di Teseo, pubblicato di recente, in cui ricostruiscono in quel ruolo, attraverso i 55 giorni del sequestro, è andato oltre l'omicidio stesso fino ad arrivare alla trattativa Stato-mafia di Palermo, il cui processo nel suo primo grado lo scorso 20 aprile ha stabilito esserci stato il patto che parti dello Stato e della mafia hanno stretto guidando la destabilizzazione del paese e traghettandola verso nuovi equilibri. Nelle carte di quella trattativa, infatti, si nasconde quella che ha trasformato il paese già 40 anni fa, il cuore del caso Moro, con un riferimento diretto. E qui poi ci sono altri articoli inerenti. È veramente singolare quello che è successo nel nostro paese. E dunque sono cose che fanno riflettere. Allora, abbiamo ancora 1 minuto, vediamo rapidamente, passiamo alla rassegna stampa della nostra testata pianetaoggitv.net. Dunque, a taglio primissimo, governo Di Maio, Salvini, no mafia, scritto da Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Poi Peppino, hai vinto, di Sonia Bongiovanni. Io vorrei soffermarmi un attimo su questo articolo, perché è scritto da una ragazzina giovane, la quale, diciamo, è nata non tanto tempo fa e si è trovata in un pianeta, in un paese dove probabilmente non si riconosce, insomma, pieno di ingiustizie, di cose che hanno appunto dell'incredibile. E nel sentire scioccati questi ragazzi, diciamo così, tra virgolette, appena nati, fa veramente riflettere. Forse ci fa anche un po' vergognare, ma che pianeta gli abbiamo dato? Ma che società gli abbiamo dato a questi nostri figli? Ma che paese gli abbiamo dato a questi nostri figli? Allora, c'è questo articolo che dice: 40 anni fa Peppino Impastato ha perso la vita, una vita spezzata da un momento all'altro, ingiustamente. D'altronde, da 40 anni a questa parte, ci è mai successo di vedere con i nostri stessi occhi, girandoci attorno, anche solo un briciolo di giustizia? La società assente, una società priva di valori, senza un fine e una morale, una società persa nei pensieri, nel profondo e nell'azione, una società nella quale non si riconosceva Peppino. Peppino lottava, Peppino gridava, Peppino amava, si ribellava, si risvegliava, si ribellava e risvegliava le coscienze, moltiplicava le masse, rinnegava l'indifferenza, l'incoerenza e la partecipazione verso quel sistema di potere criminale che da sempre uccide e violenta i combattenti e gli innocenti. Peppino ha dato vita al nostro senso di giustizia. Grazie a lui oggi abbiamo una ragione per cui lottare a favore di chi merita quella stessa giustizia in nome della quale innumerevoli uomini e donne si sono battuti. Noi giovani non abbandoneremo mai le redini della sua lotta che sentiamo radicata nella nostra pelle. A voi che ci avete insegnato a combattere per una vita vera, a voi che ci date il motivo per trasformare i nostri più grandi sogni in realtà. A te, Peppino, oggi più che mai possiamo dirti hai vinto. Articolo firmato da Sonia Bongiovanni. Andiamo avanti. Siamo a taglio medio. Lo sfruttamento minorile, un crimine contro l'umanità. Il documentario di Pecoraro, delle Iene, una grande testimonianza di verità. Di Giorgio Bongiovanni, e qui appunto da questo documentario di Pecoraro, ricordiamo ancora delle Iene, è stato scritto un articolo appunto firmato dal direttore di Antimafia 2000. Poi ancora, i bambini schiavi, così l'uomo ha ucciso Dio. Dunque, anche qui se volete poi potete entrare su un link che vi porta ad un filmato
E quindi vorrei anche leggervi questo, ma siamo fuori tempo massimo. Poi abbiamo, allora, beh, vediamo, come dopo ci ritorniamo. Abbiamo poi la rassegna Spazio 7, a cura di Rosario Moreno, editore di Radio Saiuz TV, che va in onda anche in collaborazione con alcuni emittenti terrestri in FM stereo. Poi i settimanali, Pianeta Oggi Reporter, tra cui il premio Prunola, con la conduzione di Gianluca Mancuso, e fino ad arrivare un altro articolo molto importante tratto da Antimafia 2000 dal titolo La quiete dopo la sentenza di Saverio Lodato. Volevo ritornare su quell'articolo che mi ha colpito, cioè no, che mi ha colpito, che mi colpisce sempre perché ovviamente questo articolo l'ho già visto, l'ho già letto, eccetera. Però non si riesce a passarci rimanendo indifferenti. Dunque, dice così. Intanto è scritto sempre da Giorgio Bongiovanni, come sapete questa persona è molto attiva nel sociale e non ha paura di metterci la faccia per denunciare il male e lo fa con cognizione di causa, con documentazione. Dunque, è una persona che è molto altruista, è una persona che parla anche di rispetto per il prossimo, che parla di amore per gli altri, che parla di cose molto molto belle, molto importanti, parla di vita, di un Dio che ha creato tutto questo bellissimo pianeta, la nostra casa che noi alla fin fine la stiamo di fatto distruggendo. E quindi lui è molto sensibile a problematiche come queste, per esempio, i bambini schiavi, ecco, e sì, dice, l'uomo ha ucciso Dio in questo modo qua. E quindi se noi guardiamo quel video, ci possiamo dire, ci possiamo chiedere, ma dove stiamo andando? Cioè Dio allora è morto? Cioè sarebbe la gioia di molti assassini della vita la scomparsa di Dio dal mondo e dall'universo? Purtroppo per voi assassini della vita, Dio è vivo, è eterno e risuscita sempre, ogni volta che lo assassinate. È già successo 2000 anni or sono con Gesù Cristo e succede ancora oggi con il martirio dei bambini. Non sappiamo più cosa aggiungere a quanto con grande tristezza, dolore e sete di giustizia vi abbiamo detto in questi ultimi anni della vostra dannata vita nel mondo, vita che voi avete scelto con il vostro libero arbitrio. Perché è l'uomo che ha scelto di ridurre il pianeta in questo modo. Eh? Allora, proseguiamo l'articolo, possiamo solo ricordarvi per l'ennesima volta che siete sul baratro del precipizio più profondo e oscuro che la vostra storia ricordi. State costringendo la potenza di Dio di porre in essere la sua severa giustizia, la quale si manifesterà con un nuovo diluvio universale e di fuoco. E qui siamo un po', no, se vi ricordate, al terzo messaggio di Fatima. Possiamo solo ricordarvi che Cristo sarà il personificatore dello Spirito di Dio nel suo prossimo ritorno glorioso sulla terra. Possiamo solo ancora una volta ricordarvi. Peccato che, peccato, poi dice, non siete riusciti a liberarvi dall'adulazione e il fascino di Satana, dei suoi deliri materiali. Peggio per voi, leggete, meditate e deducete. Dunque, questo è un monito come a questa società di merda, scusate il termine, ma è a dir poco di merda, a questa società criminale che sta uccidendo pure i loro bambini, bambini schiavi. E così l'uomo ha ucciso Dio. E allora attenzione, perché è andato un momento, siccome è tutto questo ben di Dio che vediamo, l'aria, le stagioni, l'acqua, tutti i frutti che ci dà il pianeta, non è che vengono a caso, non è che vengono a caso. E quindi qualche forma di intelligenza ci sarà. Non so come la può vedere questa forma, chiamiamola così, di intelligenza o Dio, fino a quanto sopporterà che si uccidono i bambini in questo modo qui, che si schiavizzano i bambini che poi sappiamo che fine fanno. Non so quanto da sopra potranno sopportare questo. E quindi mi piace la frase dove dice, sarebbe la gioia di molti assassini della vita la scomparsa di Dio dal mondo e dall'universo. Purtroppo per voi, assassini della vita, maledetti aggiungo io, Dio è vivo, è eterno e risuscita sempre.
ogni volta che lo assassinate. Quindi attenzione, perché sì, c'è libero arbitrio, ma non so fino a che punto. Questo è che mi piaceva sottolineare, scritto da una persona che ha le stigmate come Padre Pio, stigmate che sono anche documentate, per quanto qualcuno possa cercare di buttargli ogni volta il fango addosso, ma si sbaglia, di grosso non è mai stato dimostrato il contrario, e tutti quelli che hanno cercato di buttargli il fango addosso hanno fatto una pessima figura davanti a tutti gli italiani, perché chi l'ha fatto in alcune emittenti nazionali che si vede in tutta Italia. Ebbene, questi personaggi qua possono veramente vergognarsi, hanno fatto delle pessime figure davanti a tutti gli italiani. Questa è la realtà che succede in questo pianeta. Bene, con questa cosa che fa riflettere non poco, alle 21:35 io direi di chiudere qui questa riflessione, questa trasmissione che siamo partiti da sociale per poi spaziare e arrivare fino alla conclusione in ambito, diciamo così, spirituale. Vi do appuntamento alla prossima settimana, andremo avanti sempre con le rassegne stampa di Antimafia 2000, poi spazieremo naturalmente anche sulla nostra testata Pianeta Oggi TV, e un'altra cosa ancora, sempre in sostituzione ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Poi vedremo anche questa situazione di definirla in qualche maniera. Io ringrazio la regia centrale, a Ugo Moreno e a Rosario Moreno, questa sera li ho sentiti tutti e due, e quindi non mi resta che alle 22:36 chiudere qui. Allora, Osservatorio Antimafia, noi ci sentiamo tra pochissimi minuti per il notiziario. Cambieremo naturalmente argomento per l'edizione del notiziario Montepulciano Oggi Notizie. Grazie per averci seguito. Un saluto da Massimo Nella. Buon proseguimento con i nostri programmi. Rimanete all'ascolto.